Allora, voglio commentare un articolo, voglio commentare un capitolo di un libro, che è un libro intitolato Mission Oriented Finance for Innovation, New Ideas for Investment Led Growth di Mazzuccato e Penna, cioè è curato da Mazzuccato e Penna. In modo particolare un capitolo intitolato Dispelling Myths About Government Deficits di Randall Rae. Che cosa dice questo articolo? Sostanzialmente ripercorre quelle che sono le metodologie di creazione della moneta e mette in evidenza come in realtà dalla moneta c'è stata un'enorme, diciamo, evoluzione. Anche nella complessità del passaggio dalla moneta alla finanza, quali sono le relazioni tra banca centrale e Ministero del Tesoro nei governi e quali sono poi anche le problematiche delle politiche monetarie e delle politiche finanziarie che si sono verificate a seguito dello scollamento del prezzo della moneta dal valore dell'oro. Questa, diciamo, condizione è certamente necessaria per comprendere al meglio come la moneta e la sua ulteriore complicazione, che è la finanza, diciamo il suo integrale, potremmo dire così, che è la finanza, possano essere degli strumenti che possono portare ad una crescita dell'innovazione, della produzione, oppure al contrario, degli strumenti che vanno ad esacerbare delle condizioni di crisi, delle condizioni speculative, che possono quindi rendere più debole, più fragile il sistema economico nel suo complesso. Questo articolo è scritto da Randall Rae, Professor of Economics at the University of Missouri negli Stati Uniti. Quindi l'autore inizia diciamo, il suo articolo dicendo sostanzialmente la finanza è un modo attraverso il quale si mettono dei soldi nelle mani di persone che prima o poi le useranno. Quindi certamente il mondo potrebbe funzionare anche senza la moneta, certamente il mondo potrebbe funzionare meglio anche senza la finanza. Però il mondo funziona, diciamo, sotto il punto di vista economico, grazie a questi lubrificanti, diciamo, che consentono a questi meccanismi del commercio, della produzione, degli scambi di funzionare al meglio. Quindi, cioè, in realtà il baratto è sempre possibile. Trading your banana for a fish, quindi la tua banana per il suo pesce. Questa transazione è sempre possibile senza moneta, senza finanza, però la finanza, la moneta rende lo scambiare una banana, la tua banana per il suo pesce, your banana for her fish, come dice l'autore, questa transazione è resa più facile dalla presenza di questo lubrificante che è praticamente la moneta. Chiaramente la moneta si è evoluta sotto il punto di vista tecnologico, all'inizio metalli preziosi, poi delle stampe su metalli preziosi, poi metalli preziosi che vengono, diciamo, fusi, che sono presenti nella moneta cartacea e alla fine, diciamo, paper notes, quindi diciamo, alla fine proprio banconote. E in fondo, diciamo, moneta elettronica. Qui chiaramente moneta elettronica non si intende il Bitcoin, non si intendono questi elementi, si intende semplicemente il fatto che si utilizzano i computer per annotare nei bilanci delle banche quali sono gli elementi finanziari e monetari presenti. Quindi, sostanzialmente, la complessità. Diciamo, anche se il sistema economico è molto complesso, dice l'autore, in fondo si può sempre ricondurre a un'economia del tipo Robinson Crusoe, ed in questo senso l'autore si rifà a Milton Friedman, che appunto aveva creato questa immagine poetica.
Cosa c'è di sbagliato nella narrativa attuale relativa al rapporto tra moneta, economia, debito pubblico e banche centrali? L'idea che la necessità di trovare un'origine, diciamo così, un'origine a quello che è il processo finanziario, il processo monetario, cioè queste risorse, queste monete da qualche parte devono provenire, ci deve essere qualcuno che ha messo dei soldi dentro questo sistema per fare in modo che il sistema possa essere finanziato. E chiaramente questo qualcuno che ha messo dei soldi vorrà anche una sua remunerazione. L'autore qui fa riferimento ad una ad un'idea, l'idea che sostanzialmente c'è come la manna dal cielo. Quindi lui a un certo punto dice: immaginiamo che nel sistema di Robinson Crusoe a un certo punto cadono $1,000 dal cielo, questa manna dal cielo, e che poi questa manna dal cielo debba essere in un qualche modo investita e che questo investimento comporti per il soggetto che investe anche la necessità di avere un profitto. Questo profitto è misurato nella misura del 20%, ovvero di $200. È questo meccanismo, dice l'autore, che porta allo sviluppo della moneta. Però alla fine l'autore dice: in realtà quello che potrebbe funzionare è l'idea della schumpeteriana del banchiere centrale come efore. Allora, gli efori chi erano? Gli efori erano dei magistrati di Sparta, una magistratura che ha resistito a Sparta fino all'arrivo dei Romani, è stata fino al 140 d.C., sono stati 146 avanti Cristo. Questi magistrati praticamente avevano tutta una serie di ruoli, una serie di funzioni di sorveglianza, possiamo dire, però in realtà è una governance che aveva un potere decisionale molto importante su aspetti finanziari, giudiziari e anche di politica internazionale. Chiaramente quindi l'autore dice: le banche centrali devono essere come questi efori, cioè le banche centrali devono essere dei giudici, come dei magistrati, come dei controllori, e questa sarebbe l'idea anche di Schumpeter. Quindi l'eforo è one who oversees, quindi è una specie di appunto sorvegliante, possiamo dire così, e qualcuno appunto che partecipa del processo di creazione di questa moneta. L'autore dice: in un modello semplice ci sono le banche, le imprese e le aziende. Le banche danno i soldi alle imprese, le imprese danno i soldi alle famiglie, che sono poi i lavoratori, e a loro volta le famiglie, comprando dei prodotti e dei beni, danno i soldi alle imprese, e a loro volta le imprese mettono i soldi nelle banche. Quindi c'è questo elemento circolare tra banche, imprese, famiglie, imprese e banche. Chiaramente questo funziona fino a quando non interviene la banca centrale. La banca centrale che fa? La banca centrale introduce un elemento di complicazione, in quanto consente alle banche, varie banche, di relazionarsi tra di loro, a prescindere dalla relazione che esiste tra le aziende e le famiglie. Certamente c'è il problema della moneta che viene creata dalle banche senza alcun collaterale, quindi potremmo dire moneta contabile. L'autore usa il termine cake strokes money, quindi moneta che viene semplicemente scritta, così creata attraverso scritture contabili. L'autore dice: in fondo ci sono molti limiti alla creazione di moneta da parte delle alle banche centrali. Questi limiti che vengono posti alle banche centrali sono limiti empirici, oppure degli standard o dei ratios o altre limitazioni. Però l'autore dice: in fondo, da quando c'è stata appunto questa keystrokes money, keystrokes significa proprio
è un termine, diciamo, che sta proprio a indicare la moneta di conto. Quando, diciamo, c'è stata questa introduzione di questo tipo di moneta, si è creato anche il mito del governo che può finire senza soldi. Chiaramente questo non è possibile per un governo finire senza soldi, perché, diciamo, alla fine, il governo può sempre contare sulla banca centrale, perché la banca centrale storicamente è stata sempre la banca del governo. L'autore qui dice: "Most developed countries have adopted constraints on sovereign spending that are widely believed to stop government from just creating money to finance spending." Quindi, dice, molte nazioni evolute hanno adottato queste leggi, queste norme sulla spesa del reddito, sulla spesa sovrana, diciamo, delle nazioni sovrane. E si crede che queste regole siano in grado di fermare i governi rispetto alla semplice creazione di moneta per finanziare la spesa. "The two most common requirements are that the Treasury must have deposited in its account at the central bank before it can spend, and that the Treasury cannot borrow directly from the central bank, that is by selling bonds to the central bank to get those funds." Quindi ci sono due, diciamo, generalmente due requisiti che il governo deve rispettare quando chiede fondi alle banche. Il primo requisito è che il governo deve avere dei suoi propri depositi nella banca centrale prima che possa realizzare una spesa. Quindi c'è un deposito, il governo deposita dei fondi alla banca centrale. A fronte di questi depositi, il governo stesso può spendere. Oppure che il governo può fare un debito con la banca centrale, e una volta che ha fatto un debito con la banca centrale può spendere questi soldi. Quindi ci vuole una notazione: o ci sono dei depositi e quindi si spendono i depositi, o si crea un debito e quindi si spende il debito che viene creato nei confronti della banca centrale. L'autore va avanti e dice: "Many people believe, wrongly, that these are effective constraints against printing money by the sovereign." Molte persone credono che queste due limitazioni siano, diciamo, utili, siano effettive nel limitare la capacità di un governo di stampare moneta. "But what they do not understand is that the central bank, from its very creation, has always been the treasury bank. It makes all payments for the treasury and receives all payments to the treasury." Però quello che l'autore dice alla fine, però, non ci si rende conto che la banca centrale è stata sempre la banca del governo, in modo particolare la banca del tesoro, potremmo dire del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che la banca centrale riceve i pagamenti che sono dovuti al governo e realizza i pagamenti che sono chiesti dal governo. Quindi processa, diciamo, gli ordinativi del governo. Questi pagamenti sono fatti attraverso delle operazioni contabili. Questo è il punto. Che sia quando il governo deve incassare le tasse, sia quando il governo deve pagare qualcuno, lo fa attraverso movimentazioni presso la banca centrale, che vengono realizzate semplicemente attraverso keystrokes. Cioè, keystrokes significa appunto notazioni di carattere contabile. Chiaramente, diciamo, questo meccanismo non avviene soltanto tra la banca centrale e il governo, in modo particolare tra la banca centrale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può coinvolgere anche delle altre banche, delle banche private rispetto alle quali la banca centrale mette a disposizione delle risorse per finanziare delle attività del governo, e che rispetto alle quali poi la banca centrale offre, diciamo, dei titoli, rispetto alle quali il Tesoro offre dei titoli di Stato
che poi possono essere venduti dalle stesse banche alla banca centrale che realizza le cosiddette operazioni di mercato aperto. Quindi non bisogna immaginare che nel sistema diciamo, di finanza pubblica contemporaneo esista soltanto una relazione tra banca centrale e governo. Ci sono anche delle relazioni con delle altre banche che possono essere anche private, che vengono remunerate con dei titoli di Stato. Questi titoli di Stato poi verranno venduti, o allora forse necessario, da queste banche private alla banca centrale che li comprerebbe nelle operazioni di mercato aperto. Ecco quindi che si viene a creare uno scenario istituzionale molto più complesso, che poi è quello, diciamo, più simile a quello che effettivamente accade nella realtà. Chiaramente quello che si cerca di evitare è che il governo possa avere una, come dire, possibilità di spesa in bianco, cioè senza limitazioni, anche se poi questa possibilità di spesa in bianco viene sostanzialmente concessa in occasione di guerre o in occasioni di gravi elementi, come per esempio nel caso di una pandemia. Chiaramente bisogna considerare che non è che il governo spende soltanto dei soldi, il governo incassa pure dei soldi, e questi soldi sono i soldi dei contribuenti, che derivano dalla raccolta dell'imposta, e questi soldi vanno a movimentare dei depositi che sono presenti presso la banca centrale. Quindi non è che la banca centrale paga soltanto, la banca centrale incassa pure, incassa le risorse che lo Stato dispone attraverso la tassazione. Chiaramente, dice l'autore, è impossibile predire in ogni, diciamo, predire sempre la relazione esistente tra depositi e pagamenti da parte della banca centrale. Però questa relazione certamente esiste, diciamo, ed è verificabile. Quindi, diciamo, qualora non fosse possibile per motivazioni di carattere contabile, come abbiamo già detto, fare in modo che la banca centrale si faccia carico delle intere spese del governo, il governo potrebbe comunque far fronte a queste spese attraverso il coinvolgimento di altri istituti bancari, che verrebbero remunerati attraverso dei titoli di Stato, i quali titoli di Stato poi verrebbero venduti da queste banche alla banca centrale, che li comprerebbe nelle operazioni di mercato aperto. Chiaramente diciamo, è necessario considerare che l'autore dice che questo consente sostanzialmente ai governi di essere sempre liquidi. La proposizione secondo la quale the government has run out of money, quindi il governo è rimasto senza fondi, una proposizione che per esempio, dice l'autore, Barack Obama ha più volte richiamato, una proposizione che è stata anche promossa da alcuni comitati costituiti nel Regno Unito per il controllo della spesa pubblica. Questa proposizione non è realistica, non è possibile, non è più possibile che un governo finisca senza soldi. Perché? Perché questi soldi non sono reali, sono semplicemente delle partite contabili. Quindi è necessario che diciamo, si prenda in considerazione questo elemento, che da quando cioè la moneta è diventata un fatto strettamente contabile, non esiste più alcun tipo, diciamo, di riferimento ad un bene come potrebbe essere l'oro. E questo dà potenzialmente ad ogni governo la possibilità di stampare un quantitativo pressoché infinito, diciamo, di monete. Non c'è più la possibilità che un governo finisca senza soldi. Chiaramente il problema è che cosa succede quando poi la banca centrale stampa questi soldi, che poi non li stampa, semplicemente, diciamo, opera con queste operazioni di carattere contabile. Succede che praticamente il rischio è quello di finanziare le bolle finanziarie. Cioè l'autore dice in fondo quest'idea schumpeteriana che la banca centrale funziona come un eforo, cioè funziona semplicemente come un controllore che sta lì a verificare se ci sono le risorse
derivanti dalla tassazione per fare la spesa pubblica e che eventualmente coinvolge anche in questa attività delle altre banche che sono private. Questa idea funziona se diciamo, gli effetti sull'economia reale sono positivi. Perché il problema diciamo, delle politiche monetarie espansive, una volta che si è accettato l'idea che il governo non può più finire senza soldi perché il governo può potenzialmente scrivere delle partite contabili di valore infinito attraverso la banca centrale e attraverso il sistema bancario, una volta stabilito questo, e che quindi esiste potenzialmente una politica monetaria tendenzialmente espansiva sempre disponibile per i governi. Quello che bisogna chiedersi è se questa, diciamo, possibilità ha degli effetti positivi o negativi nell'economia. Cioè, alla fine, questi soldi che vengono ad essere messi nella disponibilità del governo da parte della banca centrale, dove vanno a finire? Che tipo, diciamo, di remunerazione producono? Remunerano degli asset reali, degli asset finanziari? L'autore dice in fondo c'è il problema che questi fondi finiscano sempre per andare a finanziare delle bolle speculative. Questo perché? Perché, diciamo, chiaramente, the biggest challenge, dice l'autore, facing us today is not the lack of finance, but rather how to push finance to promote both the private and the public interest for the capital development of our country. Cioè, quindi il problema, dice l'autore, non è la mancanza di finanza. La finanza c'è, esiste, è ampiamente esistente nel sistema bancario e nelle relazioni tra governo e banca centrale. Il problema è fare in modo che questa finanza, che esiste, sia in grado di andare ad aumentare le dotazioni di capitale che sono presenti nell'economia, sia attraverso gli interessi pubblici che gli interessi privati. E l'autore dice evidentemente: finance is not a scarce resource. Scrive proprio la fine del libro, del suo articolo, scrive proprio questo: la finanza non è una risorsa scarsa. Il problema è quello, diciamo, di credere che i governi hanno delle limitazioni finanziarie, diciamo, mentre la vera, diciamo, quindi, mentre il vero problema è quello di aumentare il capitale nell'economia. Quindi cosa significa questo? Che da un lato c'è un governo che pensa, diciamo, la gente pensa che il governo abbia delle limitazioni finanziarie, dall'altro lato il settore privato pensa soltanto ad aumentare la propria ricchezza, e il problema è che alla fine questi comportamenti portano ad una bassa, ad un basso investimento di tipo pubblico. Quindi questo significa sostanzialmente che diciamo, non vi sono delle limitazioni nei confronti, diciamo, non vi sono delle limitazioni nei confronti della finanza, cioè la finanza è ampiamente disponibile per le politiche economiche e per il settore privato. Il problema è fare in modo che questa finanza ampiamente disponibile vada poi a remunerare che cosa? Il lavoro, l'arricchimento del capitale, l'innovazione, la tecnologia, la ricerca e sviluppo, ovvero i prodotti e i servizi reali che vengono realizzati nell'economia reale.